Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Laterina, il Consiglio regionale della Toscana ha celebrato oggi qui a Laterina presso il Teatro Comunale il giorno del ricordo, sabato 10 febbraio. Si tratta di una seduta solenne che si sta appunto svolgendo presso il Teatro Cittadino. Il giorno del ricordo è stato istituito con legge del 30 marzo del 2004 e vuole commemorare, conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, l'esodo in sostanza dei cittadini italiani che dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale furono costretti a lasciare il territorio della Istria e di Fiume e della Dalmazia appunto in seguito all'instaurarsi della dittatura di Tito. Oggi quella giornata viene ricordata qui a Laterina, dove dal 1948 alla 63 fu istituito un campo di accoglienza a profughi che appunto provenienti dalle zone della ex Jugoslava. Andiamo a sentire. Sono figlia di un esule istriano, mio padre arrivava dalla costa orientale dell'Istria, da una cittadina che adesso si chiama Lebin, però era Albona, e fin da piccola ho ascoltato la storia e le storie delle persone. La nostra famiglia è stata divisa, quindi è una storia di lontananza e di forza per mantenere i rapporti familiari e amicali. E quindi dal 2004, questi 20 anni di celebrazione, è assolutamente un ricordo importante di quanto mio padre si è impegnato per mantenere con le sue fotografie, con i suoi scritti, perché lui era corrispondente di un giornale degli esuli, e quindi onorata di essere qui. Abbiamo deciso di andare nei luoghi in cui purtroppo si è vissuta la tragedia delle foibe, i tanti cittadini dalmati, istriani, che hanno dovuto lasciare le loro terre per l'atrocità conseguente alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Qui c'è stato un campo, che era un vecchio campo di concentramento, che li ha accolti per tanti anni. A noi il compito di non voltarci dall'altra parte, a noi il compito di ricordare, perché quello che è accaduto, la Prima Guerra Mondiale, la Seconda Guerra Mondiale, le tragedie della Shoah e delle foibe non devono essere dimenticate. E oggi, più che mai, nel momento in cui non ci sono le donne e gli uomini che vissero quelle tragedie, quelle violenze, quelle atrocità, spetta alle istituzioni farsi carico della memoria, perché solo ricordando non accadrà più, solo insegnando alle ragazze e ragazzi quanta violenza, quanta atrocità l'essere umano è in grado di fare, si può lavorare per costruire pace. E oggi,
oggi abbiamo bisogno di pace e ognuno di noi deve attivarsi perché tutte le guerre che insanguinano il mondo possano avere fine. Sindaco, si rinnova l'appuntamento con il giorno del ricordo, di nuovo a Laterina, una giornata significativa ma che va memorizzata. Va memorizzata e soprattutto è lo scopo di queste giornate, quello di far memoria e rendere onore e ma soprattutto anche ricordarsi di quello che è stato il dramma delle foibe, il dramma dell'esodo dei profughi istriano-dalmati. Questo perché? Perché dobbiamo metterci nella condizione che questo non si ripeta. La memoria è sempre un antidoto a questo e per questi motivi va coltivata e va portata avanti e trasmessa alle nuove generazioni. Vogliamo ricordare brevemente che cosa accadde qua? A Laterina nel 1941 si è praticamente formato un campo che all'inizio era di prigionia per i prigionieri di guerra inglesi. Poi, dopo la guerra, è diventato un campo di profughi per appunto coloro che fuggivano dal confine orientale dopo l'annessione di alcune terre alla Jugoslavia. Quindi qui a Laterina sono arrivati. Un'altra giornata solenne della solennità della storia, che è storia d'Italia e storia della Toscana qui a Laterina, dove una parte della storia degli esuli di casa nostra viene raccontata e viene celebrata. Nel giorno del ricordo, un altro tassello di quella storia da ricostruire e mettere assieme per una memoria condivisa sotto l'auspicio e sotto il patrocinio della Regione Toscana. Dobbiamo fare iniziative pubbliche all'interno delle scuole di carattere civile, chiaramente, che ogni anno finalmente continuano a crescere grazie anche al ruolo e al contributo non soltanto del mondo della scuola ma delle associazioni degli eredi o comunque di coloro che portano avanti una memoria così tragica, e l'obiettivo è che le istituzioni facciano con la maiuscola la loro parte. Si parte sicuramente dal ricordare lo scopo della legge del 2004, che è quello di conservare e rinnovare la memoria di quei fatti tragici delle foibe, dell'esodo degli istriani e dei dalmati. E sono particolarmente soddisfatto oggi di aver suggerito che si tenesse qui la seduta solenne del Consiglio regionale. Ringrazio tutto l'ufficio di presidenza per aver accolto questa idea che ci aiuta a ricordare quello che è stata la vita in quel campo assistenza dei profughi istriani e dei dalmati, che è stato in piedi dal 1948 al 1963. Si arrivò qui a circa 2000 persone che vissero in quegli anni nel campo di Laterina. Una realtà importante che vide dei problemi non di poco conto, come ad esempio quello della occupazione delle persone che vivevano la realtà di quel campo, delle condizioni igienico-sanitarie di quel campo. Sappiamo che vi furono dei laboratori di maglieria, di calzoleria, proprio per dare la possibilità di avere un lavoro, una occupazione. Questi fatti devono essere ricordati con la nostra presenza qui, che è una presenza altamente simbolica. Il Consiglio regionale si è spostato da Firenze per venire a Laterina appunto per conservare e rinnovare la memoria. Questo è un giorno del ricordo che resterà nel ricordo dei consiglieri regionali e anche delle persone qui di Laterina. Siamo vicini come istituzione e questo è estremamente importante. Ma il Consiglio regionale, secondo me, adempie i suoi obblighi ogni volta che costruisce, partecipa e promuove eventi che consentono di approfondire fatti complessi della nostra storia, come la storia del confine orientale durante la Seconda Guerra. È un dovere che abbiamo nei confronti dei cittadini più giovani, perché solo dando un nome corretto alle cose, comprendendo i fenomeni, si può dar loro quella base solida che consente di crescere e di edificarsi anche nel loro apporto alla cittadinanza e alla comunità dei cittadini e delle cittadine in modo consapevole
pieno e ricco. Come Presidente della Commissione Istruzione e Cultura credo che sia doveroso coltivare la comprensione della complessità non solo riguardo alla storia ma anche riguardo al presente, e la storia non è altro che il mattone su cui noi costruiamo la nostra coscienza civile oggi, poi anche il futuro, ma intanto mi preoccuperei dell'oggi, e credo che ci sia un gran bisogno, visto anche i fatti a cui assistiamo, di mistificazione, malcomprensione e confusione, di aiutare specialmente i più giovani ma anche noi stessi a comprendere bene i fenomeni e a dare loro la giusta connotazione. Questa cerimonia, perché diciamo è l'inizio, lo ritengo un inizio di una lunga strada per riportare alla certe verità che sono nascoste. Siamo appena all'inizio, siamo molto indietro per esempio rispetto a quello che ha fatto la Slovenia. Certamente il governo ha accelerato e ha dato una forte spinta. Comunque c'è molto da lavorare e ci vedremo in altre occasioni. Che cosa spera che venga fatto per ricordare questa memoria dimenticata per oltre 60 anni? Basti pensare che la Slovenia, che è grande come la Toscana, ha messo una commissione che lavora già da 15 anni ed lavorerà ancora per i prossimi 5, e ha individuato in una zona tipo come la Toscana 600 fosse comuni. Fosse comuni da poche persone fino a 4.000. Quindi in Italia e in Croazia c'è ancora molto da fare. Non perdere la memoria e anzi rileggere un po' i fatti che accaddero quando i Giuliano Dalmati furono costretti a un esodo pazzesco. Se voi pensate, 350.000 persone sradicate dalla terra dove i loro antenati, le generazioni una per una si era radicata, dai tempi degli antichi romani. Pensate che Pola viene citata come il confine dello Stato italiano, quindi parte integrante del concetto che Dante Alighieri 7 secoli fa scrive nella Divina Commedia. Istria, il Quarnaro, quindi Fiume, ma poi tutta la Dalmazia, Ragusa, Zara, Spalato, sono parte integrante per secoli e secoli di una storia d'Italia. Venire e essere costretti all'indomani della Seconda Guerra Mondiale a venire via, pensate il disagio di queste persone. Siamo a Laterina perché Laterina fu il campo profughi più significativo, più di 2.000 persone in cui si concentrarono quelli che vennero in Toscana. Noi dobbiamo anche chiedergli scusa perché non furono trattati all'inizio con l'accoglienza con cui gli italiani dovevano accogliere gli italiani, ma furono visti con diffidenza perché c'era il clima dei due blocchi della guerra fredda, la ideologizzazione fra comunismo e mondo occidentale, ma in realtà nelle foibe più di 10.000 persone morirono perché erano semplicemente italiani e c'era una discriminazione di natura etnica. Io ritengo quindi che sia il momento di ricomporre tutto. Del resto i confini oggi sono sempre più leggeri fra i paesi dell'Unione Europea, perché siamo tutti europei, stiamo combattendo tutti insieme per legittimare l'Ucraina, figuriamoci se dobbiamo vivere con ancora separazione ciò che avviene in Italia, in Slovenia o in Croazia. E conseguentemente il giorno del ricordo, esattamente 20 anni fa, con una legge del 2004 voluta da Carlo Azeglio Ciampi, un grande Presidente della Repubblica Toscano, deve essere il momento in cui alle nuove generazioni gli trasmettiamo il senso con cui sono accadute cose che onestamente vogliamo non accadano mai più. Presidente, prima di lasciare devo chiedere un commento su questo inqualificabile gesto di questa targa nuovamente rotta a Firenze. Io ho voluto quello spazio proprio largo Martiri delle Foibe, ero assessore alla toponomastica, frequentavo il CONI di cui ero anche un esponente, mi ricordo che accanto al nostro palazzo del CONI, fra la fortezza e Viale Milton, dove c'è un bel largo, vidi il luogo giusto, anche simbolico, per ricordarlo. Quindi per me è una ferita aperta tutte le volte che vedo sfregiare quella targa. Quindi la condanna totale e assoluta a coloro che si sono resi protagonisti di quel gesto. Mi chiamo Gina. Li ho visti i comunisti a Fiume venire alle 6 di mattina a prendere delle persone e portarsele via. Qual era la loro destinazione? Nessuno lo sapeva. Tutti ormai avevamo capito, avevamo ben compreso che non dovevamo parlare se non volevamo incorrere in gravi problemi. Mentre eri sul posto di lavoro pensavi solo a lavorare.
Bene, anche per oggi è tutto. Noi vi ringraziamo della cortese attenzione che dedicate alla rubrica del Consiglio regionale della Toscana. Con le riprese di Marcello Sana e Simone Scalabene vi diamo appuntamento alla prossima occasione. Grazie. Regione Toscana, il Consiglio regionale.